The Giornalisti, la canzone si intitola New York, l'abbiamo sentita su Radio Linea numero 1. A proposito di The Giornalisti, il giornalista con noi Francesco Giorgino, buongiorno, ben trovato su Radio Linea numero 1, Francesco. Buongiorno, bentrovati ai radioascoltatori, bentrovati a te. Grazie. Allora, giornalista, docente alla LUIS di Roma, esce Francesco Giorgino con questo libro scritto con Marco Mazzù, Brand Telling. Di che cosa parliamo? Parliamo di come sta cambiando il marketing e di come sia sempre più necessario che le imprese raccontino se stesse e sappiano raccontare il mondo intorno a loro, quindi ciò che costituisce sostanzialmente l'ecosistema non solo economico ma anche comunicativo. Il marketing ha tante leve, c'è la leva del prodotto, c'è la leva della distribuzione, c'è la leva del prezzo, ma sempre più sta diventando importante la leva della comunicazione di impresa. Sapersi raccontare non è soltanto una sfida, è un obbligo, soprattutto perché, come dicono anche gli esperti di marketing internazionale, il mercato non è più solo un luogo di transazione economica e quindi un luogo che rileva dal punto di vista economico e commerciale, è anche un luogo di produzione del significato, è un luogo per connettersi attraverso le esperienze individuali al senso complessivo dell'esistenza, e quindi è assolutamente importante sapersi raccontare. Brand telling è una contrazione linguistica dell'espressione brand storytelling, ovvero narrazione del brand, quindi della marca, che è il modo migliore per poter valorizzare la identità di ciascuna impresa. Senti, sembra che questo libro sia abbastanza tecnico, nel senso rivolto soprattutto alle aziende, alle imprese, agli imprenditori. Hai notato che il marketing, tra l'altro, cambia anche molto molto velocemente? Aspettiamo un attimo, vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto. Sei con noi? Ecco, ok, sì, ora ti sentiamo. Sì. Cambiano i fattori esogeni e i fattori endogeni del marketing. La rivoluzione digitale ha ovviamente avuto un impatto immediato anche sulle modalità con cui si determinano i presupposti di un incontro, di un equilibrio dinamico tra domanda e offerta. E cambiano anche per ragioni interne. Quando Kotler dice il marketing attuale è il marketing 4.0, fa riferimento a un marketing che sa sfruttare le relazioni connesse, quindi sostanzialmente traduco i social network. Ecco, c'è un'espressione che rende l'idea di quello che sto dicendo meglio di altre, è un'espressione anglosassone, user generated content, cioè contenuti generati direttamente dagli utenti. Ecco, oggi si può fare marketing coinvolgendo direttamente l'utente, se naturalmente l'utente viene ingaggiato da presa attraverso modalità di comunicazione che sono in linea con l'evoluzione tecnologica, ma anche con la capacità appunto di raccontare qualcosa di originale, di attrattivo e soprattutto di emozionale, perché non dimentichiamoci che viviamo in un'epoca in cui l'emozionalità è paradigma dominante. Senti, perché è importante per l'impresa, per l'azienda, il sapersi raccontare? Perché il racconto è un modo per riuscire a mettere al centro dell'attenzione la propria identità, quella che in gergo tecnico si chiama brand identity, ma anche la value proposition. Che cosa l'impresa vuole essere? Vedete, noi dobbiamo partire da un presupposto. Oggi fare impresa non significa soltanto fare un'attività di business, un'attività commerciale. Significa in qualche misura assolvere anche una funzione che è per esempio quella di essere istituzione sociale, quindi c'è un grande tema su cui stanno riflettendo in tanti, che è quello della responsabilità sociale dell'impresa, il che vuol dire un'impresa che è responsiveness, rispettoso all'ambiente culturale, a tutta una serie di cose che in passato erano prese in considerazione in misura marginale. È evidente che più riesci a comunicarti a tutto tondo, più riesci ad assecondare questo bisogno, che però è un bisogno diciamo molto molto interessante anche per l'evoluzione dello stesso modello di impresa, perché chiaramente considerare l'impresa istituzione sociale significa caricarsi di un supplemento di responsabilità che prima l'impresa non aveva. Senti, l'ultima domanda te la voglio fare tra mille difficoltà, perché lo ripetiamo che tu sei in Sicilia in questo momento, quindi insomma sì, zone infatti, più o meno coperte insomma dal telefono. Il brand è importante, quanto bisognerebbe puntare proprio direttamente sul marchio della propria azienda?
Ma per capire il valore del brand dobbiamo fare riferimento a quello che facciamo tutti quanti noi tutti i giorni sui social, perché io ho parlato di brand storytelling, ma c'è un personal storytelling e c'è un processo di personal branding che è molto molto significativo. Ciascuno di noi in fondo si propone attraverso un brand, quindi un criterio distintivo, identificativo anche nelle relazioni individuali. Figuriamoci se un'impresa che ha ovviamente una dinamica commerciale da valorizzare non debba far riferimento in modo così non solo concettuale ma anche operazionale a quelli che sono gli elementi fondanti, a quello che è e soprattutto a quello che vuole essere. Ecco, quindi il mercato come luogo della conversazione tra il brand e l'utente significa che si mette al centro il valore e non soltanto l'azione commerciale pura in senso stretto. Bene, io ti ringrazio molto per essere stato con noi nella mattinata di Radiolinea e ringraziamo grazie e salutiamo Francesco Giorgino con questo libro nuovissimo, Brand Telling, realizzato con Marco Mazzù. Grazie. Grazie a voi, grazie. Radiolinea numero 1.